Pittore romano, allievo giovanissimo dello scultore Vincenzo Jarace, Renato Bussi subirà l'influenza di futurismo e cubismo e di grandi maestri come Gino Severini. Numerose le sue permanenze all'estero, a Parigi, rapito dal fascino della Ville Lumière, a Monaco, irretito dalle teorie sui colori di Kandinsky, in una ricerca di luce e dei tratti salienti della natura che lo spingerà fino in Spagna e poi sulle coste del Marocco. All'interno delle opere di Renato Bussi la natura è sempre presente, sin dagli esordi, come paesaggio veduta di Roma, di Londra, di Amsterdam e di Parigi, che sono le più famose. Lui dipinge la luce, l'atmosfera e anche gli stati d'animo. Nel corso del tempo però la natura diventa sempre più importante, elemento fondamentale della sua ricerca, da soggetto diviene poetica vera e propria. In questa mostra, che rappresenta gli ultimi 10 anni della sua produzione artistica, che va dal 1990 al 1999, anno in cui muore l'artista, questo è visibile in maniera molto evidente. La natura è costante all'interno di questo percorso, nei soggetti, anche nei visi, si sovrappone il verde, si sovrappone i rami, si sovrappone la natura, e anche all'interno di quadri astratti e più grafici, come ad esempio nell'opera Il giardino degli specchi, la natura fa da sfondo a questi elementi geometrici. Un percorso di fusione fra luce e colore, quella di Renato Bussi, in cui la natura viene vista come un universo totalizzante, un'unità complessa, satura di luci ed ombre, la cui modalità di composizione viene colta solo dall'animo dell'artista. Le opere di Renato Bussi saranno in visione al pubblico fino al 5 ottobre alla Galleria Consorti di Via Margutta numero 52.